Salve a tutte e tutti. Questa questo pomeriggio ho fatto un video su Guerre Stellari e adesso ne faccio un altro. Perché purtroppo me ne sono reso conto quando già era troppo tardi, già avevo editato e caricato il video sulla manifestazione CGIL e UIL 12 dicembre 2014, sciopero generale, cortei e scontri. È stato il video che ho pubblicato il 12 dicembre. Però, come ho scritto in risposta a Strawberry Studio 2, purtroppo me ne sono reso conto quando era troppo tardi. Già avevo editato e caricato il video, perché il problema è che il mio tablet ha il microfono che non funziona. È un tablet economico e già per ben 3 volte gli hanno cambiato la placca. Dovrò filmarmi di nuovo. Peccato che non mi ricordo esattamente tutto quello che ho detto. Allora il nostro amico Strawberry Studio mi ha risposto. Trovo la risposta. Ecco, grazie. Se potrei rifare il video, non sarà importante ricordare tutto, ma i concetti che intendevi esprimere, dice Strawberry Studio 2, anche detti con altre parole, saranno comunque relativi a ciò che tu pensi riguardo le manifestazioni dei sindacati. Secondo me hanno già fatto troppi danni, e anche se ora cercano di fare qualche cosa, sono molto in ritardo, certo non più credibili né utili. Una delle peggiori cose è che ogni volta uno dei tre non sia con gli altri due, e questo da sempre. Raramente hanno agito insieme. Poi, secondo me, il sindacato dovrebbe essere unico e molto meno legato alla politica. Ciao. Questo mi diceva Strawberry Studio 2, che io ringrazio molto di seguirmi. Beh, allora cerco di fare oggi, che è 14 dicembre, di rifare un po' il video che ho fatto il 12 in occasione dello sciopero delle manifestazioni CGIL e CISL e UIL. Beh, ecco, caro amico Strawberry Studio 2, ci hai azzeccato a pieno. Forse magari sei molto giovane, ma molto perspicace, perché molti con più anni di te, forse di me, non se ne sono mai resi conto di questo. Cioè che i sindacati da sempre abbiano fatto il gioco delle tre carte, dove la convenienza per i lavoratori, boh, chi lo sa, qua no, qua no, qua no, in tasca qualcuno. Di fatto, quando i sindacati sfidavano la Fiat, facevano finta che litigavano per arrivare a un aumento del 100%, del 60%, dovevano salvare la faccia. Allora dovevano mobilitare il paese per dei giorni. Non potevano accedere a un aumento minimo, come in altre parti d'Europa. Gianni Agnelli della Fiat non poteva accedere subito, altrimenti gli operai avrebbero chiesto un aumento più alto. Allora faceva finta che non voleva dare l'aumento. In realtà, trattative occulte portavano ad intendersi Agnelli, la Fiat e i sindacati, per cui i sindacati sapevano che più del 25% o del 18% non gli concedevano.
Agnelli sapeva che meno del 18% non poteva dare, per cui le parti facevano finta che litigavano e dopo un'intensa negoziazione i lavoratori ottenevano quello che tutti avrebbero dato per scontato. Quindi, anzi, lo sciopero conveniva pure alla Fiat perché avevano una plusvalia di produzione. Se non ci fosse stato lo sciopero, se ci fosse stata subito un'intesa, avrebbero dovuto continuare a produrre, a produrre, a produrre e poi saturavano il mercato. Invece 3, 4, 5 mesi di paralisi produttiva conveniva alla Fiat perché tanto più di tanto non poteva vendere e quindi poi ripigliavano la produzione, non pagavano gli operai per quel periodo, li pagavano di meno. Praticavano delle trattenute in busta paga, il sindacato poi alla fine esultava per i risultati conseguiti, ma si sapeva che più del 18-20% di aumento non avrebbe conseguito. Però lo faceva passare come un trionfo. E gli industriali tipo Agnelli non dovevano poi fare un altro aumento perché se subito gli dava il 20% d'aumento allora diceva no, è poco, vogliamo il 40% d'aumento. Allora era tutto convenuto già dalle parti, tanto dal sindacato come dall'industria, dalla Confindustria, gli aumenti che potevano realizzare. Però ognuno sapeva che più di tanto non poteva esigere, però lo faceva passare come un proprio trionfo. Invece delle trattative sotterranee ci sono sempre state e continuano a esserci fra sindacati e mondo dell'industria. Guardate che quando fra politici, sindacalisti, Confindustria fanno il tavolo delle trattative, un tavolo di negoziazione, non è che vanno a discutere in quel momento, in quel tavolo. Già durante tutto l'anno sono giunti a degli accordi, lì vanno soltanto a rettificarli oppure no, ma è tutta una messa in scena per i giornalisti e per la gente che pensa che veramente le trattative si fanno nel tavolo delle trattative e non con telefonate, lettere durante tutto l'anno. E pensano che si è giunti a una negoziazione in diretta TV nel telegiornale e non è così. La politica ha mille imbrogli, come sa il nostro amico Strawberry Studio 2, che sono tutte delle negoziazioni, degli inciuci. Quindi, che dire, perché i tre sindacati non si trovano mai allineati? Ma voi lo sapete quando ci sono delle votazioni in Vaticano? Perché sono in cinque a dover votare? Quattro cardinali e il Papa. Perché così poi il voto decisivo è sempre quello del Papa, perché due cardinali decidono di votare a favore e due cardinali decidono di votare contro. Allora impattano, cioè patteggiano, pareggiano. Invece poi deve votare il Papa e vota da solo il Papa. Che voti per sì o per no a qualcosa. È lui che decide, non la clavicola di ecclesiastici. Mai votano tre a favore e uno contro, perché anche se il Papa voterebbe contro, vincerebbero i tre a favore, o viceversa, se votano tre contro e uno a favore e il Papa vota, sono cinque, però il Papa perde essendo. Invece no, si lavano le mani. I quattro ecclesiastici votano sempre due e due, poi manca il voto del Papa. Per quello tre sindacati, però che non riescono a fare massa critica, allora poi alla fine decide il governo. Se al governo non gli conviene, vota contro e ciao. E quando gli conviene? Boh. Comunque il sindacato parte di quella burocrazia,
di Stato che dovrebbe essere rinnovata, come anche i partiti politici. In Germania i partiti politici sono degli enti privati. A proposito, in larghe linee, quello che dicevo sullo sciopero del 12 dicembre è che mi fa piacere, fra tante cose che ho detto, che i lavoratori difendano i loro diritti. Ma un'erogazione di più banconote porterà solo la banca centrale, che è privata, la Banca Centrale d'Italia, a erogare più banconote per conto dello Stato italiano. Cioè, lo Stato italiano ha rinunciato al diritto di emissione del denaro e paga interessi sull'emissione del denaro. L'inflazione viene perché lo Stato compra i suoi propri biglietti che li fa stampare terziarizzati da una banca privata. Non c'è più scritto Banca d'Italia. Allora, finché si stamperanno dei biglietti che già recano con sé l'inflazione, perché bisogna pagare gli interessi sull'emissione dei biglietti stessi, il denaro degli stipendi, dei salari, delle pensioni sempre decrescerà. Allora, volete un aumento sullo stipendio, sul salario, sulla pensione, sull'invalidità? Esigete che sia lo Stato italiano a emettere la divisa, altrimenti ci sono molti video in internet, pure in italiano, sul signoraggio bancario. Poi voglio dire, ho già fatto altri video sugli scioperi, sui sindacati, sulla festa del lavoro. Per esempio, ho fatto un video il giorno della festa del lavoro, non so se nel 2014. Bello, tutto bello, ma ormai sono dei cliché che sanno a cerimoniali di culti estinti. Sempre i soliti ritornelli, sempre i soliti slogan, sempre la solita gente disperata ad appoggiare i soliti ritornelli. E bisognerebbe rinnovare la politica, perché non si va avanti solo con vecchi cliché, che da 50 anni a questa parte i sindacati hanno fatto poco o nulla, come osserva il nostro amico Straverri Studio 2. Ma bisognerebbe trovare non solo nuove formule, ma che la gente che vive, che pensa per la strada, quelli che hanno realmente problemi, cercassero di rifondare la politica dall'interno. Per esempio, basta raccogliere delle firme, voi tutti lo potete fare in internet, poi 100.000 o 50.000 firme per fondare un movimento. Fra tutti noi potremmo farcela. Io ho molte idee e potrei prestarmi, se voi mi chiamaste, una volta fondato il movimento, a venire come segretario generale, segretario nazionale. Un movimento orizzontale, nessuna struttura verticale. Perché succede? Le strutture verticali, i poteri verticali bloccano. Poi è più facile sabotarlo dall'esterno. Invece, se si fa movimento orizzontale, con collaborazione e con partecipazione fra vari settori, è più facile che si diffonda, reiterando il modello in ogni regione, provincia, città, capoluogo italiano, frazione civica, invece che rimanga un blocco unico, per permeare ogni aspetto della vita socioculturale italiana, di un nuovo movimento, di una nuova politica. Quindi, se volete, fondate un movimento Sant'Enchan, raccogliete 100.000 firme ed io vi posso prestare essere segretario generale, segretario nazionale. Però, ripeto,
magari questi sindacati che il 12 dicembre sono scesi in piazza volevano dare l'impressione che combattevano fino all'ultimo quartiere, ma invece sapevano già fin dove potevano arrivare, quello che potevano pretendere e dove mollare. Come sempre, hanno fatto il tiramolla con gli industriali e gli imprenditori, dicevano che ottenevano la luna, poi si accontentavano del 13% mobile. Gli industriali sanno che meno del 13% non possono dare, quindi fanno finta che non vogliono dare nulla, per poi che gli venga strappato quello e i sindacati esultano: abbiamo ottenuto il 13% mobile, un'altra vittoria che abbiamo vinto. Invece ci sono state negoziazioni occulte, perché non hanno ottenuto, come invece dall'inizio sparavano, il 30%. Che sapevano che non gliel'avrebbero mai dato. Allora, occultamente c'erano delle trattative con gli industriali per ottenere un contratto nazionale del 13-14% più. Invece la gente faceva credere che avrebbero fatto sul serio, sarebbero arrivati al 60% di aumento. E invece poi si accontentavano, d'accordo con gli industriali, che dicevano: dovrebbe essere 10, arriviamo a 12, non più di questo. L'inflazione stava al 26%, quindi non ottenevano niente, però ti facevano capire che avevano ottenuto più di quello che si aspettavano. Ma come, promettevano il 50? Ma no, ma è stata dura. Avete visto voi la mobilitazione che abbiamo dovuto fare per strappargli il 13% su 50 che promettevano? Beh, poi andavi a vedere le fabbriche tipo la Fiat stavano a un brodo di giuggiole, e non è che hanno sofferto gli scioperi: primo, perché lo scontavano sulla busta paga; secondo, perché stavano i capannoni industriali pieni di giacenze industriali che avevano assemblato così tante macchine e ne avevano ancora da assemblare, che se non ci fossero stati gli scioperi nazionali avrebbero dovuto assemblare tante di quelle macchine che non l'avrebbero venduto in un anno. Allora, come detenere la produzione? Con uno sciopero a catena. Ripreso lo sciopero, riavviano la produzione, l'assemblaggio, e loro non hanno una giacenza di automobili invendute, ma solo di parti messe da parte, cioè ci hanno guadagnato. È come se io ho un negozio di pasta all'uovo e a un certo punto produco una tonnellata al giorno. Cazzo, sono 4-5 mesi che si vende poco, nel deposito c'è la pasta. Allora mi viene questo sciopero perché è il periodo degli aumenti. Io non è che perdo, perché intanto devo smaltire tutta la pasta in giacenza nel deposito, perché se no va male, scade. Allora dico: ah no, questo sciopero ha mobilitato la fabbrica, non si produce più. Ma sono tutte lagnanze, perché in fondo io preferisco vendere la pasta che sta nel deposito piuttosto che continuare a produrne di nuova che non venderò. Sconto lo sciopero ai dipendenti, l'inattività, i giorni di inattività, intanto svuoto la pasta dai magazzini e non ne produco di nuova. Così, quando avrò svuotato tutte le giacenze, tutti i depositi, tutti i magazzini, allora si rinizia da capo. Quindi lo sciopero mi è convenuto, perché ho svuotato i depositi, ho finito diciamo la farina, il burro, le uova che magari andavano a male se non si usavano. E poi, vabbè, dovevo dare l'aumento, magari do un 1% più. Stento, e i sindacati per quell'1% in più è come se avessero vinto una battaglia colossale. Ma non è così, è stato tutto concordato. Che mi viene in mente l'accordo che il Vaticano, la Santa Sede, che è una teocrazia ancora al giorno d'oggi medievale, ha fatto per trasformarsi in Stato nel territorio italiano con una dittatura, una tirannide, quella di Benito Mussolini. Quindi, perché non si rivede quel trattato col Vaticano di questi giorni, che
adesso stiamo in democrazia. In pratica si vuole togliere tutto del ventennio, però lo Stato del Vaticano è stato fondato grazie a leggi del ventennio che hanno trasformato territorio italiano in territorio straniero. Perché quello non si rivisita? Ci sono delle cose nella democrazia italiana che io non riuscirò mai a capire. Ah, perché non si accetta di Benito Mussolini e del ventennio gli editti razzisti, però il concordato si accetta. È stata la stessa persona a fare il concordato che ha fatto anche gli enunciati razzisti di Salò. Allora, o era buono il fascismo quando faceva gli enunciati razzisti, o era cattivo pure quando ha fatto il concordato. Bisogna capirlo questo. Con rispetto ai sindacati, beh, stanno sulla stessa strada dei partiti con la finanziazione pubblica. Per quello dipendono, caro al mio amico Strawberry Studio 2, tanto dai partiti politici. Ma bisogna vedere tutte le negoziazioni occulte che ci sono mentre fanno lo sciopero, che dicono una cosa ad una parte e dicono un'altra cosa ad altri. Come si mettono d'accordo? Per qualcosa sarà che dai tempi della Prima Repubblica i sindacati non hanno risolto mai nessun vero problema del lavoro, se no come si sarebbe arrivati a questa condizione di precariato? Per magia? Ormai è come un vecchio culto. Le pratiche e le liturgie, i sacramenti dei sindacati, che si seguono senza capire a che cazzo servono. Sempre le solite tiritelle, ma vedrete come peggiorerà il mondo lavorativo. Eppure i sindacati lottano, lottano, lottano. Mi piglia un po' di sconcerto pensare a queste cose. Come siamo soli, noi disoccupati. Guarda qua come sto vestito. Tutto macchiato e smacchiato. Stessa camicia da 5-10 anni. Vabbè, camicetta. Come dire, faccio questo video che è tardi. Sono le 11 meno 10 di notte, quindi non approfondirò molto adesso. Poi un'altra volta cercherò di dire tutte le cose che ho detto nel video, che purtroppo, perché il mio tablet economico adesso gli si è rotto il microfono, non ho la voglia, adesso il tempo di dire tutte le cose che ho detto in quel video, che purtroppo non è uscito il sonoro. Ma dovrò ponderare un po' tutto. Vi ringrazio di aver visto quel video, di averlo voluto vedere e averlo trovato senza audio. Io adesso devo pensare un po' di cose sul ruolo del sindacato, questa Repubblica Italiana che non si sa se dopo la seconda siamo ritornati alla prima o siamo in una terza. Boh. Però dicevo, in realtà ci sono molte negoziazioni occulte fra destra, sinistra e sindacati. Il sindacato molte volte invece di essere il terzo incomodo è il terzo comodone. Hai capito? Allora, grazie a tutti di seguirmi. Mi scuso del video senza suono. È stato un imprevisto che mi ha colto di sorpresa. Caramba. Però adesso tardi, sono stanco. Cercherò di dipanare la matassa del problema in altri video. Per intanto vi ringrazio di seguirmi e vi saluto a tutte e tutti. Ciao, hasta la vista o a Windows 7.
mi raccomando, fate clic al mi piace di tutti i miei video e guardateli tutti. Sono disoccupato, magari così YouTube mi paga. Ciao.